ritrovati a Diocesi in Forma, notiziario settimanale a cura della Diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo, Terlizzi. Questa sera, alle ore 20, presso la parrocchia Santa Famiglia di Molfetta, si terrà la veglia diocesana di preghiera per i missionari martiri e sarà presieduta dal Vescovo Monsignor Domenico Cornacchia. L'appuntamento è collegato alla celebrazione della giornata di preghiera e digiuno per i missionari martiri, che ricorre universalmente il 24 marzo, anniversario dell'omicidio del santo martire Monsignor Oscar Romero, avvenuto a San Salvador nel 1980. Nella prima decade di aprile si entra nel vivo degli appuntamenti quaresimali. Tutte le celebrazioni con la partecipazione del Vescovo Cornacchia, che si terranno a partire da venerdì 8 aprile e fino al 17, domenica di Pasqua, potete trovarle riepilogate a pagina 2 del numero 14 di Luce e Vita di domenica 3 aprile. Sabato 2 aprile alle ore 20 presso la parrocchia San Domenico in Giovinazzo, meditazione in canto, concerto spirituale del coro Frammenti di Luce con canti di Quaresima e Pasqua composti da Maurizio Lieggi, ingresso libero. Vediamo di seguito i temi trattati nella prossima edizione del settimanale diocesano. Editoriale a cura del direttore Luigi Sparapano, un'esortazione importante rivolta alla popolazione russa perché sappia ribellarsi all'attuale situazione storica e uno sguardo all'impegno di accoglienza dei profughi nel territorio diocesano, con un invito più volte ribadito anche da Caritas al coordinamento nel volontariato e con le istituzioni. Segue la rubrica Frater, dedicata alle confraternite, con un punto di Don Gennaro Bufi, nuovo direttore dell'Ufficio per le confraternite, circa il senso delle processioni che si andranno a riprendere nei prossimi giorni. Paginone dedicato alla rubrica della consulta diocesana delle aggregazioni laicali, L'anima del mondo, che focalizza l'attenzione sul cammino sinodale diocesano dell'ACDAL e su alcune istanze emerse da questo processo. Un articolo di Ferri Cormio approfondisce ulteriormente il significato e l'importanza del camminare insieme. A pagina 6, spazio ai redattori in erba di Luce e Vita Ragazzi, che riflettono sugli aspetti giuridici, etici e sociali che regolano l'accoglienza in Italia e sul fenomeno preoccupante delle baby gang. Si conclude a pagina 7 la rubrica Una fede da gustare sui cibi della tradizione quaresimale, curata da Don Beppe De Ruvo, assistente spirituale nazionale della MIRA, Associazione Maestri Italiani Ristoranti e Alberghi. Questa volta viene presentata la ricetta ruvese del Benedetto Pasquale. In ultima pagina, la consueta rubrica di spiritualità sulla liturgia della quinta domenica di Quaresima, curata dall'alcantarina Suor Valeria La Balestra, alcuni avvisi e il ricordo del professor Cosmo Giacomo Sallustio Salvemini, nipote di Gaetano Salvemini, deceduto nei giorni scorsi a seguito di un incidente. Grazie per averci seguito e appuntamento a giovedì prossimo.